L'Italia dei Valori vuol far conoscere ai cittadini e all'opinione pubblica le ragioni per cui ha deciso di rompere gli indugi anche sul sottosegretario Cosentino, così come ha fatto con Brancher, così come ha fatto con Scajola, e chiederne le dimissioni. Ci scusiamo per il leggero ritardo in cui iniziamo questa conferenza stampa, ma nel frattempo in aula abbiamo dovuto assistere e subire un'ulteriore ingiustizia che qui denunciamo pubblicamente. Nei giorni scorsi un nostro parlamentare, Franco Berbato, è stato aggredito fisicamente e preso a pugni nel mentre esercitava il suo diritto dovere costituzionale di esprimere le proprie idee all'interno della Camera. Oggi è uscita la decisione dell'Ufficio Presidenza che pilatescamente ha dato un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Ha sì sanzionato il comportamento di quei parlamentari che appunto hanno preso a pugni il nostro parlamentare dell'Italia dei Valori. Non potevano fare certamente a meno, visto che sono stati ripresi sul fatto con la videocamera. E questo fa fede, almeno fino a quando la legge sull'intercettazione non sarà approvata. Ma hanno anche sanzionato Barbato perché avrebbe reagito a male parole quando è stato picchiato. Questo riporta la vecchia favola di Esopo, insomma, in cui il lupo si arrabbia con l'agnello perché cerca di coprirsi, cerca di non farsi mangiare. Ma al di là di questo noi denunciamo il fatto che l'accusa di aver reagito a male parole da parte di Barbato non è vera, nel senso che noi avevamo e potevamo e possiamo provare con molti testimoni, non solo dell'Italia dei Valori ma anche di altri partiti, che non è mai avvenuto tutto questo, testimoni che non sono stati sentiti. Ci dispiace questo modo di trattare un partito politico che all'interno del Parlamento è per volontà popolare. E comunque andiamo avanti nella nostra opposizione senza sconti nei confronti appunto di modello di gestire l'istituzione che non ci convince. E torniamo alla vicenda di Cosentino. Noi abbiamo contestato e deploriamo ancora il comportamento del Parlamento quando non ha autorizzato l'arresto del sottosegretario Cosentino allorché fu colpito da provvedimento cautelare in quanto partecipante ex 416 bis a concorso esterno in associazione di stampo camorristico. Al Parlamento non spetta il compito, almeno non era questa l'intenzione dei padri costituenti, di diventare il giudice di quarto grado di giudizio. Al Parlamento spetta solo il compito di verificare se non ci sia una attività volutamente, specificamente volta a impedire a un parlamentare di esercitare le sue funzioni parlamentari. Ma è chiaro che se un parlamentare viene tratto in arresto in quanto viene ritenuto essere membro di un'associazione di tipo camorristico, questo escamotage di vietare l'arresto è una correità politica. Ancora più grave è quel che è successo adesso, perché al governo non abbiamo più solo un parlamentare che è accusato di aver partecipato e concorso a una sessione di stampo camorristico, ma di un parlamentare che è accusato di far parte di un'associazione segreta, che per definizione è segreta quell'associazione che ha come compito l'abbattimento dello Stato di diritto, cioè di quello Stato di cui egli fa parte, e come inserire all'interno di un corpo malato
il virus che aggrava la malattia. La penale responsabilità di Cosentino spetterà alla magistratura, ma noi poniamo un problema politico, etico, morale, e cioè quella della credibilità del governo, delle istituzioni del Paese, se sotto processo, se sotto indagini preliminari si trova una persona che sta al governo, ma non solo, ma che ha particolari funzioni, quale quello di responsabile del CIPE e del responsabile del settore delle imprese radiofoniche e televisive. Quindi è colui che dovrà gestire e dare via libera alle commesse e comunque ai provvedimenti di natura economica da parte dello Stato e a come deve essere gestita l'attività radiofonica e televisiva, vale a dire anche come informare i cittadini. Rispetto a tutto questo, la nostra reazione dentro e fuori Parlamento dell'Italia dei Valori è durissima e vogliamo mettere con le spalle al muro questo governo e questa maggioranza parlamentare, anche quelli, i singoli parlamentari che devono dire una volta per tutte da che parte stanno, perché è troppo bello lanciare il sasso e ritirare la mano. Ognuno di noi è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità. Per questo abbiamo presentato la mozione chiedendo urgentemente che se ne discuta e comunque già domani pomeriggio nel question time chiederemo al governo che cosa voglia fare. Con la mozione invece chiediamo al Parlamento di votare una estromissione di Cosentino dal Parlamento stesso, dal governo stesso. Prendiamo atto che altre forze politiche stanno riflettendo su cosa fare. Il nostro auspicio è che ci sia una corale condivisione di una mozione di sfiducia. Una corale condivisione che non vuol dire firmare questo, firmare quell'altro provvedimento di sfiducia. Vuol dire condividerne la ragione e tutti insieme fare squadra per quel che è, indipendentemente dai partiti di appartenenza, un dovere civile e morale che un parlamentare deve sentire in questo momento. Per queste ragioni noi ci stiamo rivolgendo al Presidente della Camera Fini affinché al più presto questa mozione, sin da settimana prossima, venga messa all'ordine del giorno. Abbiamo finito. A meno che ci sono domande, rispondono direttamente loro. Domande? Aggiunte voi?